io sono sempre stato contro attaccare le fotografie sui muri delle gallerie d'arte, perché la fotografia è molto più in là dell'arte. La fotografia è la memoria storica dell'umanità. Da quando c'è la fotografia conosciamo la nostra storia. Prima tutte palle, raccontavano, dipingevano, scrivevano le Bibbie, i Vangeli, ma chi avrebbe voluto fotografare i miracoli io? Vabbè, insomma, è solamente una piccola polemica sull'arte e la fotografia. E siamo noi fotografi, caro Gemelli, che ci siamo lasciati fregare. Avremmo dovuto portare avanti il discorso della fotografia come veramente servizio pubblico e non da mettere nei quadretti con i chiodini sui muri, scusate. L'unica mostra che potrei fare è la mostra delle mostre. Milano è fantastico. Fotograferei tutte queste mostre che girano per Milano siliconate. Vorrei fare, è da tempo che voglio fare questa mostra delle mostre. Me la fate fare? Allora, invitate tutte le mostre milanesi a venire che io gli faccio la mostra. Bene. No, è una vecchia idea che fra l'altro ho invitato una serie di mostre che conosco, le conoscete anche voi, e mi hanno risposto dicendo ma io non mi sono mai fatta toccare la faccia. Tu, Oliviero, sogni. Infatti non vedo bene. Sono contento di questa mostra, che è abbastanza mostruosa, che fra l'altro niente di nuovo, eh. Era a Parigi, quindi è una cover. È una cover di una mostra parigina. Sto prendendo in giro, sono stati molto simpatici oggi. A Parigi era diversa, non è... Mi hanno fatto fare i lavori forzati. 40 ritratti in 4 ore. Poi famiglie, poi il bambino, avevo fotografato il bambino, chiaramente la mamma vuole il bambino, coi bambini, il marito da solo. È stato divertente. Sì, è vero. Vi aspetto almeno 12, se non venite veramente andate in mezzo voi al mio workshop. Aspetto le iscrizioni, costa un po', però allora vi spiego cos'è. È un workshop non per venire a imparare a fare le fotografie, perché ormai anche gli asini sanno fotografare, vero Gemelli? Ecco, prova a ragliare. Ecco. No, perché ormai non è quello che bisogna imparare, ma è per mettere la macchina fotografica dietro la testa. Come vedete l'avete tutti davanti. Però... Non guardate quello che succede, ma ormai la macchina fotografica... Allora, qui invece si metterà la macchina fotografica dietro. Com'è, ci sarà Paolo Crepè, che fra l'altro avrebbe dovuto arrivare, ma no. Paolo Crepè, quindi psicologo, psichiatra, psicologo, che parlerà come mai si fotografa lì invece di là. Come mai, per esempio, la patata attrae sempre... Con la macchina fotografica si ha coraggio di andare a chiedere uno spogliati. Senza macchina fotografica gli uomini non hanno questo coraggio. Ha quindi dà anche questo coraggio dello spogliare. Vero Gemelli? Dai, ti aiutami un po'. Quanti ne hai spogliate così, dai? Ho fotografato quelle che si sono spogliate. Ah, vabbè, insomma, come vedete c'è sempre qualcosa. Allora, in questo workshop servirà a capire le scelte di cosa e perché e come si fotografa. Non è tanto l'imparare la tecnica, queste robe qui non mi interessa più. E soprattutto per togliere, come vedete, questo lavoro della razza umana al quale ci tengo particolarmente, è proprio una ricerca di togliere dalla fotografia tutta quell'estetica del virtuosismo che i fotografi fanno con le foto in bianco e nero, con i cieli blu, con le nuvole bianche, con i piccioni che volano, con tutte quelle cagate lì che non se ne può più. Basta Cartier-Bresson. Pensa cosa dico. Basta Cartier-Bresson. Voglio, no, con tutto rispetto, scusa, grande maestro, però dico basta, grandi maestri dell'estetica fotografica. Tutto ciò che è estetica, che va per l'estetica, la forma, la composizione, è mediocrità. Qualcuno ha detto che l'unico vero fine dell'arte è la condizione umana. Infatti, se guardate i vostri grandi quadri, anche dell'arte classica, rinascimentale, gira tutto attorno a questo problema. Allora, qui si cerca, con questo lavoro,
della razza umana. Cerco di fotografare l'intangibile. Uno dice l'anima, uno dice lo sguardo, dice l'interiorità. E devo dire, siccome l'ho sentito dire qualcosa, qualcuno mi ha detto non mi puoi fotografare perché rubi l'anima. E la cosa chiaramente ti intriga, la fotografia posso rubare l'anima. Si sente anche ringalluzzito, no? Avere questa possibilità. E invece è vero. Se fate caso, le grandi top model, tutta questa gente qua fotografata tantissimo, filmata, sono tutti vuoti. È per quello che piacciono. Sono svuotati dell'anima. Non c'è dentro più niente, allora piace perché non crea problemi. Mentre la fotografia vera è quello che attraverso il silenzio della fotografia ti racconta quello che tu non hai ancora capito. Ecco, questo qua è il mio scopo da 10 anni, andare a ricercare le storie dell'individuo. E non c'è nessun individuo brutto, invece le media, tutto ci dicono questi sono belli, questi sono brutti. Nessuno è brutto, guardateli. Ognuno è un'opera d'arte. È incredibile. E tutti hanno nello sguardo qualcosa che noi non abbiamo, qualcosa di unico. Allora, questa è la mia ricerca, adesso in poi fatemi gli auguri perché morirò facendo sto lavoro. Grazie.